duro colpo alle cosche reggine radicate in Liguria. 12 arresti eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri dei ROS nell'ambito dell'operazione Maglio 3 hanno consentito di definire organigramma, ruoli, gerarchie e funzioni delle strutture criminali locali attive in Liguria e nel Basso Piemonte. Confermate le pratiche di riti legati all'affiliazione, l'osservanza di regole interne, l'assegnazione di doti e cariche, l'omertà, l'assistenza alle famiglie dei 'ndranghetisti arrestati, la disponibilità di armi. Capo dell'onorata società in Liguria, Domenico Gangemi, il fruttivendolo di Piazza Giusti, arrestato un anno fa nel corso dell'operazione Crimine. Era lui che dirigeva e organizzava il sodalizio, assumeva le decisioni, dirimeva i contrasti interni. La 'ndrangheta in realtà controlla anche la vita personale, quindi per esempio se c'è un adulterio la 'ndrangheta interviene, quindi il marito deve comportarsi in un certo modo, ammazzare la moglie o abbandonarla, altrimenti sono le regole della 'ndrangheta che prevedono sanzioni. Cioè è una organizzazione che veramente prende tutto l'individuo. L'andrangheta ligure, spiegano carabinieri e magistrati, era non solo la diretta emanazione delle 'ndrine di Reggio Calabria, ma aveva assunto la funzione di camera di controllo per la locale del Basso Piemonte. Organizzazione potente, impermeabile all'esterno, grazie all'uso di linguaggi spesso convenzionali, che solo le intercettazioni hanno consentito di decifrare. Un'indagine assolutamente fondamentale per il materiale probatorio raccolto, segnalo una volta per tutti l'assoluta importanza, oggi più che mai, dei mezzi tecnici. È un'indagine che ha proprio nelle intercettazioni, in questo fondamentale, irrinunciabile strumento investigativo, la fonte principale delle prove, con tutta la valenza che ne consegue, come potete immaginare. L'operazione antimafia delle ultime ore ha prodotto contraccolpi anche nel mondo politico ligure. Nell'indagine figurano indagati il consigliere regionale del PDL Alessio Saso e il consigliere comunale di Genova, sempre del PDL, Aldo Praticò. L'ipotesi di accusa nei loro confronti è quella di voto di scambio. Pesantemente coinvolto inoltre, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, l'ex vice sindaco di Ventimiglia, Vincenzo Moio, che in queste immagini vediamo insieme alla figlia Fortunella durante la conferenza stampa di appoggio a Claudio Burlando alla vigilia delle ultime regionali. La 'ndrangheta, oltre a dedicarsi ai fenomeni che possono essere ad esempio di usura ed altra tipologia di reati, ha cercato anche referenti nell'ambito dei politici per ottenere favori. Anzi, per la verità, sono stati gli stessi politici a chiedere questo appoggio. E in effetti questo rappresenta un dato allarmante, perché ad un privato si può dire, si può promettere un posto di lavoro e non darglielo, ma poi all'andrangheta diventa difficile non mantenere le promesse. Il blitz dei ROS dei Carabinieri è stato giudicato positivamente dalla Casa della Legalità, che da anni, spesso nella derisione generale, denunciava infiltrazioni della criminalità organizzata in Liguria. Secondo Cristian Abbondanza, da molto tempo ormai i dossier dei reparti investigativi erano chiari e non sempre sono stati tenuti nella giusta considerazione dall'autorità giudiziaria. La svolta è avvenuta quando c'è stato l'avvicendamento in determinate procure. Vi sono persone che, come il procuratore Cavallone a Sanremo, dottor Graniero a Savona, hanno posto l'accento su questo. La dottoressa Canepa, la Procura Nazionale Antimafia, ha posto le dovute attenzioni, soprattutto le risultanze delle attività delle DDA di Milano, Reggio Calabria e Torino. L'autorità giudiziaria a Genova non poteva rimanere ferma, insomma, come purtroppo è stato per troppi anni. Per la Casa della Legalità, che recentemente ha presentato un esposto per chiedere l'accesso della Commissione Antimafia nel Comune di Andorra, l'obiettivo dei reparti investigativi dell'autorità giudiziaria deve essere quello di smantellare completamente le organizzazioni criminali, identificando tutti i picciotti, ma anche il cosiddetto terzo livello, quello dei cosiddetti colletti bianchi. Ma soprattutto si potrebbe andare a colpire la mafia, tra virgolette, che si è fatta impresa
e che aveva diciamo da tempo cercato in tutti i modi di costruirsi un'immagine di pieno inserimento sociale e nel mondo economico. Nella sala delle compere di Palazzo San Giorgio, il Comando regionale della Guardia di Finanza ha celebrato il 237esimo anniversario di fondazione del Corpo, un'occasione per tracciare il bilancio dell'attività condotta nei primi 5 mesi del 2011 dalle Fiamme Gialle. Di notevole rilievo nella relazione del generale Flavio Zanini i risultati ottenuti in Liguria nella lotta all'evasione fiscale, con il recupero di oltre 190 milioni di euro sottratti a tassazione, ai quali si aggiungono 53 milioni di euro di IVA dovuta e non versata nelle casse erariali e comunitarie. 134 gli evasori totali scoperti, più di 2 milioni e mezzo di euro per diritti doganali evasi. Altri settori cardine di intervento, il narcotraffico e la lotta ai falsi. 294 kg di sostanze stupefacenti, delle quali ben 92 sono diciamo di droghe pesanti, quindi eroina e cocaina. Sono stati sequestrati ben 15 automezzi, verbalizzate 447 persone, delle quali 82 in stato di arresto. Per quanto riguarda anche il contrasto alla contraffazione, sono 450.000 i pezzi di materiale contraffatto sequestrati e 132 persone, diciamo, verbalizzate. Incisivo inoltre il contrasto agli sprechi di denaro pubblico. In particolare crescono a Genova e in Liguria i furbetti che dichiarano redditi non veritieri per accedere a prestazioni sociali agevolate come le mense scolastiche e gli asili, un fenomeno odioso su cui la Guardia di Finanza ha avviato da gennaio a maggio 180 controlli. Infortuni in calo nei cantieri edili della Liguria. L'INAIL evidenzia che si è passati dai 3.500 infortuni di 10 anni fa ai 2.500 all'anno di oggi. La situazione tuttavia rimane sempre gravissima. In Italia più del 25%, vale a dire un lavoratore su 4, perde la vita in seguito a un infortunio in edilizia, che rimane in assoluto il settore a più alto rischio. 6 i lavoratori liguri morti nell'edilizia nell'ultimo anno e dei 90.000 infortuni riconosciuti l'anno nel settore costruzioni in Italia, la percentuale ligure si attesta al 2%. Dati illustrati a Genova nell'ambito di un convegno dedicato alla sicurezza nei cantieri. Un momento importante per rilanciare il piano di prevenzione edilizia e la campagna per la sicurezza messi a punto dall'INAIL. Sono sufficienti gli ispettori o c'è carenza in questo campo? Il numero di ispettori è abbastanza cospicuo. Noi, all'INAIL, tra l'altro, adesso ci sono state nuove emissioni, quindi noi siamo fiduciosi che con una buona organizzazione e un buon collegamento con gli altri enti si possa costituire una squadra, diciamo, efficace, e si punta all'obiettivo regolarità. La prima causa di mortalità nei cantieri è la caduta dall'alto, seguita dai crolli delle strutture di costruzione degli edifici. Secondo i dati INAIL, gli infortuni sul lavoro si verificano soprattutto nelle piccole imprese, con 3 o 5 addetti. Il piano nazionale punta su vari fronti. Di sicuro recepire la formazione che l'INAIL fornisce insieme agli altri enti, recepire i messaggi culturali che noi facciamo passare e una maggiore attenzione sia da parte delle aziende che dei lavoratori. Ecco, questo sarebbe un grosso passo in avanti. Lunedì mattina un gruppo di imprenditori genovesi, Calvini, Malacalza, Berneschi, Castellano, solo per citarne alcuni, si radunerà in Piazza De Ferrari e poi in corteo, ma precisano senza disturbare molto, andranno in prefettura a consegnare un documento che invita il governo a rompere ogni indugio e a dare il via libera ai cantieri del terzo valico ferroviario. Il contenzioso fra Ferrovie e il consorzio di imprese costruttrici COCIV sembra in via di definizione, ma il vero nodo da sciogliere è il finanziamento dell'opera. Finora sono state stanziate risorse solo per il primo lotto. È necessario che sia messo a disposizione 1.100.000.000 di euro per la seconda tranche. Ci siamo domandati qualche giorno fa in giunta che cosa potessimo fare ancora per stimolare, per far sì che quest'opera cominciasse. Ci siamo detti che l'abbiamo tentate tutte, anche perché sono 100 anni che parliamo di quest'opera qui, e allora abbiamo detto
signori scendiamo in piazza. È nata un po' provocatoriamente, però poi la cosa ha fatto strada e devo dire che ha avuto una grande accoglienza non solo presso gli imprenditori di Confindustria, ma sono contento di aver raccolto le adesioni anche di tutte le principali, anzi direi tutte senza le principali, categorie economiche della città, che ringrazio molto per l'adesione. Il costo totale del Terzo Valico si aggira sui 6,2 miliardi di euro. Secondo uno studio di Confindustria Genova, oltre ai benefici finali dell'infrastruttura, ci sarebbero significative ricadute economiche per il territorio, 13 miliardi di euro durante gli 8 anni di cantiere. Di parere diametralmente opposto, WWF e comitati di pendolari, secondo i quali si tratta di un progetto fantasma da 35 anni, per il quale sono già state impiegate troppe risorse, risorse che potevano essere utilizzate sulla linea Genova-Milano per velocizzarla e fluidificarla, sagomando le gallerie, quadruplicando i binari fra Pavia e il capoluogo lombardo, addolcendo i raggi di curvatura di alcune tratte. Il risultato, qualcosa di simile al supertreno evocato negli anni 80. Il gruppo Giovani Riuniti, l'associazione Under 40 nata a Genova per favorire azioni congiunte per lo sviluppo della città, saluta con favore l'avvio ormai prossimo dei lavori per la realizzazione della gronda. Nei saloni della Camera di Commercio un convegno per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e soprattutto sulle ricadute positive per la città. È un momento in cui non ci possiamo più permettere di perdere tempo. La gronda, come peraltro altre infrastrutture di cui in questi giorni si sta parlando, sta diventando essenziale non soltanto perché i volumi di traffico da qui al 2020 aumenteranno in maniera esponenziale, e quindi è un'occasione da non perdere. Il lavoro che è stato fatto con il dibattito pubblico, questo grazie alla nostra sindaco, che ha cercato di ottenere il più grande consenso possibile, ha sicuramente ridotto l'impatto di quest'opera, che in altri tempi sarebbe stata, ahimè, forse devastante. Non è più così. Gronda, avete paura di un destino incompiuto come il Terzo Valico? Non ci voglio neanche pensare. Dalla sindaco Marta Vincenzi, importanti conferme sul progetto definitivo e sulle dimensioni del cantiere. A me serve che siano tutelati i cittadini e le aziende e che sia tutelato l'ambiente. Poi naturalmente la maggioranza decide, chi non è d'accordo ovviamente può continuare a non essere d'accordo, ma insomma si deve andare avanti. Forse sarà il cantiere più grande che avremo in Italia e forse in Europa nei prossimi anni, quindi i tempi sono quelli. D'altra parte abbiamo ottenuto proprio con a seguito del dibattito pubblico che il metodo di talpa, no, che viene usato per scavare sia il più garantista possibile. Tutto questo ha, come giusto che sia, costi e tempi che sono quelli che devono essere, perché l'ambiente non ne soffra più di tanto. La durata complessiva di tutto questo sono 8 anni. Fra i disagi che gli utenti degli autobus a Genova devono affrontare c'è anche quello del rischio di essere borseggiati. Meno mezzi in circolazione, sempre più affollati, rappresentano una ghiotta opportunità per gang di malintenzionati. Dalle 9 alle 14 la fascia oraria più a rischio, si rubano soprattutto portafogli ma anche telefoni cellulari, iPhone e smartphone. La tecnica più usata è quella di sbattere contro la vittima, i consigli sono quelli di tenere le borse chiuse e mai il portafogli nelle tasche esterne dei pantaloni. C'è stato, soprattutto per alcune linee, il 18 ad esempio, un netto incremento di denunce. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, sono mobilitati con personale in divisa in borghese per servizi mirati. Sempre per quanto riguarda l'AMT, l'83% dei lavoratori, un autentico plebiscito, ha approvato l'intesa fra sindacato, azienda e Comune di Genova, qualche resistenza nelle rimesse di gavette di Cornigliano. È il primo passo per l'accompagnamento alla pensione di 220 addetti e per la conferma di 170 precari. Intanto AMT torna a bussare alla porta di Tursi per nuove corsie gialle protette da Levante a Ponente per aumentare la velocità dei mezzi. Corso Sardegna, via Puccini, via Soliman, via Cantore, via Sarotti, via d'Emilia e Corso Saffi. Fra luglio e agosto poi verranno installate anche nuove telecamere sulle corsie gialle già esistenti in Corso Buenos Aires, via Bobbio, Corso Europa, per sanzionare i veicoli privati che le invadono illecitamente. I comuni della provincia di Genova spendono di più rispetto alla media nazionale per acqua e smaltimento dei rifiuti.
Il dato è emerso dal monitoraggio che la Camera di Commercio del capoluogo ligure ha commissionato al Centro di Ricerche REF di Milano. Aumenti dal 10 al 20% a famiglia per quanto riguarda i rifiuti, del 7-8% nel comparto idrico. Stessa situazione per le utenze non domestiche, con differenze molto marcate in ambito regionale. Vivere sul litorale ligure, infatti, costa molto di più. Per la cosiddetta rumenta, come diciamo qui a Genova, a Busalla si spendono per una famiglia di tre componenti, 80 metri quadri, 107 euro all'anno e a Recco 260. Insomma, sono dati che fanno pensare a una forte differenza. O qui con la trasparenza si riesce ad arrivare a un'efficienza maggiore. Devo anche dire che Busalla, proprio essendo fanalino di coda, ha fatto un bel aumento del 20%, che però la mantiene sempre in limiti piuttosto accettabili. Credo che questa tabella della, diciamo, della capacità degli amministratori di far star bene i loro cittadini sia utile, proprio perché alla fine ci dovrebbe essere una minore spesa per quelli che fanno spendere troppo. Insomma, la nostra speranza è quella, anche se i prezzi continuano ad aumentare. E per una maggiore trasparenza sui costi, la Camera di Commercio ha ideato un portale, il TASP, dove chiunque può accedere per visualizzare le tariffe divise per comune. Si apprende così che per lo smaltimento dei rifiuti gli esercizi pubblici di Campo Morone pagano 3,5 euro al metro quadro, oltre i 40 euro ad Arenzano. Sono i fiumi e i corsi d'acqua minori i principali motivi di preoccupazione di Legambiente per la Liguria. Dall'entroterra alle foci, gli scarichi fognari arrivano direttamente al mare non correttamente depurati. Risultati davvero pessimi arrivano dai 13 punti di campionamento di Goletta Verde. Critica la situazione in provincia di Genova, Sturla, Bogliasco e Chiavari. Nello Spezzino i casi più gravi alla foce del Rio Vernazza e fra Marinella di Sarzana e Marinella di Carrara. Un altro punto fortemente inquinato a Savona, alla foce del Timbro, mentre a Imperia si conferma ancora, pare incredibile per una città di tale importanza, la mancanza di un depuratore. Ma la Goletta Verde di Legambiente mette sotto accusa anche la cementificazione. Abbiamo assegnato la bandiera nera alla città di Imperia per quello che riguarda il porto di Imperia, che è un'opera sicuramente di grande impatto sul territorio che è stata anche oggetto di indagini da parte della magistratura di Imperia, e che crediamo sia un modo di affrontare la questione della tutela, della salvaguardia delle nostre coste è sbagliato, perché in realtà proprio anche in relazione ai dati che abbiamo evidenziato occorrerebbe, diciamo, una salvaguardia maggiore, non una maggiore cementificazione del nostro territorio, che rischia di comportare ulteriori problemi anche per quello che riguarda la qualità delle acque. Quindi facciamo delle scelte diverse in regione, perché questo ce lo impone, diciamo, la tutela dell'ambiente, della natura e del nostro paesaggio, che è unico al mondo. Dalla Goletta Verde di Legambiente arrivano anche, fortunatamente per la realtà ligure, dati positivi. La Guida Blu quest'anno ha premiato 38 località per uno sviluppo turistico compatibile con la natura. Con 4 vele il massimo dei riconoscimenti, le 5 terre Levanto e Porto Venere, con 3 vele Bergeggi, Campo Rosso Mare, Lerici e Taggia. Il mare, con la sua forza, la sua economia, la sua cultura, le sue mille lingue diverse, entra negli istituti scolastici genovesi grazie a un protocollo d'intesa tra Galata Museo del Mare e Ufficio Scolastico Regionale. L'accordo prevede corsi di formazione per gli insegnanti e la novità dell'inserimento online di una sorta di rubrica interattiva destinata alle scuole che vogliano navigare in rete. È soprattutto un modo per avvicinare di più le scuole al mare e a tutto quello che significa, soprattutto per una regione come la Liguria, in termini di economia, di discorso culturale, di scambio con le altre culture, di mestieri. Il protocollo è articolato su 3 proposte didattiche. La prima, legata al sottomarino Nazario Sauro e all'importanza del rapporto uomo-mare-macchina. La seconda agli aspetti della migrazione, la terza all'interattività. Però è anche proprio proporre un'attività didattica da fare a scuola, e quindi da fornire un servizio, anche per esempio con le lavagne multimediali, le LIM che ormai sono nelle scuole, perché gli stessi studenti con gli insegnanti si costruiscano loro i percorsi
da proporre ad altri studenti, per esempio, percorsi museali, percorsi che riguardano la parte storica come la parte scientifica, e quindi questa interattività che è un po' tipica di questo museo, già perché usa la multimedialità molto, però vorremmo inserirla con grande forza anche nell'attività scolastica e seguire filoni che sono un po' i nuovi insieme, che sono quelli della vita dei sottomarini e in modo particolare quello sul tema della migrazione. Novità nelle tariffe dei taxi relative ad alcune tratte speciali. La giunta comunale, in accordo con i tassisti genovesi, ha rimodulato le agevolazioni relative ai viaggi verso l'istituto pediatrico Gaslini. Gli sconti applicati saranno del 10% sulla corsa del tassametro per tutta la città, con l'esclusione di chi proviene sempre dall'aeroporto e dal porto, che avrà uno sconto del 15%. Altre novità riguardano le tariffe per i viaggi da Genova a Savona e dal terminal traghetti del capoluogo ligure a Portofino. Qua è invece una buona cosa, nel senso che la categoria dei tassisti si sta adeguando, devo dire abbastanza velocemente, io credo positivamente, alla nuova dimensione turistica della nostra città, e quindi si cominciano ad introdurre dei servizi per le persone che possono essere utilizzate attraverso il servizio taxi. In questo caso si parla di introduzione di tariffe fisse, una è una rimodulazione di una tariffa che avevamo già introdotto qualche mese fa, che riguarda la possibilità di andare da Genova a Savona con una tariffa fissa di 100 euro, che è stata pensata prevalentemente per chi va a utilizzare il terminal crociere della costa, che attualmente è ancora a Savona. Invece per favorire il traffico crocieristico invece su Genova e offrire un servizio aggiuntivo, si è introdotta da oggi una tariffa fissa di 130 euro andata e ritorno più un'ora di sosta dal terminal traghetti crociere di Genova al punto al borgo di Portofino. Abitanti e commercianti della zona di Corso Sardegna e strade limitrofe sono esasperati. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, in particolare nel sito dell'ex mercato ortofrutticolo. Con il trasferimento a Bolzaneto c'è un project financing per il recupero con residenze e strutture per il quartiere. Si sono già persi però 2 anni per le varianti e per un contenzioso che coinvolge operatore privato ASL e Comune di Genova. Con il tempo è emersa sostanzialmente la necessità di dare più spazio al verde e meno al cemento. A questo punto i privati, che non sono filati, hanno inserito il freno a mano. Lo spostamento del mercato di Corso Sardegna era stato auspicato da moltissimo tempo, di per sé è un fatto positivo perché libera questa parte di città da camion, da una servitù di cui la Val Bisagno è piena, no? Non c'era solo il mercato, ne abbiamo tante, era nella impostazione che è stata fatta della città la valle delle servitù cittadine. Così come la Val Polcevera, la valle delle fabbriche, questa era la valle delle servitù. Il sindaco Vincenzi ha visitato la zona promettendo ad abitanti, commercianti e rappresentanti del centro integrato di via che i lavori inizieranno entro la fine del 2011 e che ci sarà un tavolo tecnico per monitorarne le varie fasi. Ne ha bisogno anche l'amministrazione che parta, perché nonostante avessimo chiesto alla proprietà di fare sorveglianza all'interno dell'area, però le segnalazioni di presenze non gradite naturalmente ci sono. Un viaggio per immagini e documenti tra guerre, dissesti climatici, fame, ingiustizie sociali e repressioni, conseguenze nefaste delle politiche neoliberiste che hanno segnato l'ultimo decennio a partire dal G8 di Genova del 2001. Nel sottoporticato di Palazzo Ducale, fino al prossimo 24 luglio, è di scena la mostra multimediale intitolata, non a caso, Cassandra. Sì, perché Cassandra, la profetessa greca di sventure mai ascoltata, prevedeva il futuro, così come i movimenti sociali scesi in piazza a Genova nel 2001 hanno previsto la crisi, le guerre e la povertà dei nostri giorni, dimostrando il bisogno di verità e giustizia. 2001-2011, nulla nel mondo è cambiato, anzi sono cresciuti i divari, sono stati erosi i diritti. Quella capacità di visione ha poi trovato puntualmente riscontro nei fatti che hanno caratterizzato questo decennio. Di questa cronologia abbiamo scelto alcuni fatti emblematici e li abbiamo raffigurati in pannelli, illustrandoli, scegliendo dei reportage d'autore di grandissimi nomi di fotografi che hanno raccontato alcuni di questi episodi del decennio.
la giustizia, la guerra e così via, dimenticando magari fatti di gossip o di cronaca che hanno spadroneggiato sulle prime pagine. Non si trova nella cronologia della mostra di Cassandra il matrimonio del principe di Londra, ma si trovano singoli episodi che per esempio sono emblematici di processi che ci preoccupano molto, come il crescente razzismo in Italia. Completano la mostra una sezione dedicata alle vignette di Altan, LK e Vauro e uno speciale allestimento dedicato ai fatti di Genova. Il sangue nelle strade, l'irruzione alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, l'omicidio di Carlo Giuliani in piazza Alimonda. Carlo oggi avrebbe 33 anni, gli hanno tolto 10 anni di vita, 10 anni di futuro, di speranza, di cose importanti. Carlo allora era un ragazzo, lo sarebbe anche oggi sotto molti punti di vista. Questa cosa è la cosa drammatica che non riusciamo in nessun modo ad elaborare. Per tutto il mese di luglio, per ogni sacco di cibo per cani acquistato nei punti vendita Arca Planet, l'azienda ne donerà 4 kg al canile municipale di Monte Contessa. Operazione importante che, secondo le previsioni, garantirà alla struttura una copertura di cibo per circa un anno. Attraverso l'iniziativa, il Comune di Genova rilancia con forza la campagna di sostegno al canile, che da qualche anno sta intensificando con successo le adozioni. Ogni anno transitano dal canile di Monte Contessa 900 cani, ma il ricambio si mantiene costante. Diciamo che la presenza media va sui 200 cani al mese, come presenza c'è una buona uscita sui 30-35 mesi. L'unica cosa importante è sempre ribadire a ciascun cittadino di far applicare il microchip al cane, perché con questo, una volta che ti scappa, è molto più facile poter risalire al proprietario senza che quindi vada a stare in canile più del tempo dovuto. E intanto con l'estate torna alla ribalta il fenomeno degli abbandoni. Lo scorso anno in Italia, secondo le stime delle associazioni animaliste, sono stati abbandonati 100.000 cani e 50.000 gatti. Un crimine che negli ultimi 10 anni sulla sola rete autostradale italiana ha provocato 40.000 incidenti d'auto causati proprio dagli animali vaganti. Decisivo su questo fronte l'inasprimento delle pene. 10.000 euro la sanzione massima per chi abbandona un quattro zampe, con la possibilità di ricadute anche penali. Però posso pensare che tutte queste nostre campagne, questo nostro parlare, questo nostro picchiarci tutti i giorni con le persone, qualche cosa ha dato e ha seminato. Tutt'al più non si va all'abbandono diretto, cioè di mollarlo, di mollarlo così in autostrada, ma ecco, se c'è un problema la persona ti telefona, ti chiama, ti chiede aiuto e noi cerchiamo di essere di supporto, e questo incide moltissimo, devo dire, sull'entrata del cane in canile.